Hola, questo è un video stupido in cui prendo per il culo Simone perché ancora non ha il computer e non può giocare a Minecraft. Soprattutto non può giocare alla Technic Pack, lui che è abituato soltanto alla vanilla. Ti faccio vedere qualcosina, eh? Come cazzo? Allora, questo mondo ci gioco da 2 giorni. E con dire da 2 giorni intendo 2 giorni. Questo qui è il simpatico angolo del crafting. Se trovo quello che cerco. Non lo trovo. Figura di merda. Dove cazzo? Queste sono le urne. Bella. La fontana. Con i eagle. I conigli che rompono i coglioni. Ecco la chiave inglese. Allora, queste sono le lampade. Bellissime, vanno a redstone. Questo è connesso con tutte le mie casse. Le mie casse stanno qua dietro, insieme a tutti i macchinari. C'è di tutto e di più. C'è anche qui. Ah no, questo no, via. Praticamente questo oggettino, gli altri oggettini dei moduli, leggono quello che c'è dentro le casse. Io posso chiedergli, che ne so, 10 utici di questo. Li richiedo e aspetto. E mi arrivano. Inoltre posso chiedergli di craftarmi delle cose. Cose che ho messo qua sotto. Questo è un crafting automatico. Ogni cassa ha dentro una ricetta. E se ho gli ingredienti dentro le casse me le fa. Ed è una salvata mega galattica. Questo crea dei blocchi per risparmiare spazio. Ogni volta che metti un lingotto, ti crea direttamente, lo mette qui dentro e ti crea direttamente il blocco. Questi sono crafting automatici di cose particolari, che ne so, ho messo delle fornaci, quelle fatte con la red matter, che vanno di un veloce assurdo. Col che cos'è, sabbia per vetro e ferro rinforzato. Queste sono le alloy, che sono dei diti e quindi e queste qui sono cose particolari della industrial pack e industrial craft. Questa è la mia farm di cristalli della Towncraft. Quando ce n'hai 9 ne fai uno piccolo, lo pianti e dopo un po' crescono e ti servono. Questi sono quelli cattivi. Andiamo con ordine. Volo tranquillamente sprecando questa energia qui, questi 3 milioni eccetera, e non mi faccio male quando cado perché c'è questa mod, la EE Equivalent Exchange, che dà un valore a tutto, e con dei macchinari come questi qui, Energy Condenser e Antimatter Relay mi pare, accumula energia dalla luce. Infatti stanno sul soffitto e c'è della glowstone sopra. Questa è l'energia solare della Red Power, che alimenta le fornaci, quelle strane. E questa è Vis e Taint della Towncraft, la mod della magia. Questo è uno struzzo. E queste frecce lo beccano sempre. È quasi noioso. Queste sono le frecce. Comunque, questa è un ender chest. E questa è un ender bag. Questa qui piccolina. Se io la apro, vedo cosa c'è dentro lì. Questa ender bag è collegata. C'è il coso scarico. È collegata a tutto l'impianto. E gli ho detto, vediamo se... Ok, che praticamente deve riconoscere quello che è, deve darmelo nel request, e che soprattutto deve distribuire dove trova altri materiali simili. Quindi se io metto un lingotto lì, magari sto giù in miniera, lui lo mette dove è la cassa del lingotto. Questi, sfondiamo un po' di... a proposito, ricarichiamo. Questa è la Industrial Craft, sostanzialmente è elettricità, e uso tick,
che ricarica macchinari, fa funzionare macchinari. Questi sono i generatori, io uso questi qui con un duplicatore che non so dove l'ho messo. Eccolo qua. Questa è la Aquila Exchange, che duplica queste cose lentamente, però tanto che basta per dare energia alla batteria che alimenta le fornaci. A proposito di quanto è veloce questa diavolo di fornace, ma questa, ma questa, ti faccio vedere. Chiedo. Non so se neanche faccio in tempo. No, non chiedo, te lo faccio vedere direttamente. A me dei lingotti. Questa è la alloy furnace, però non elettrica, quindi non la uso più. Ah, i valori che vedi a destra e a sinistra sono i valori che mi dà questo oggettino qui, che è della mod della magia, che adesso ci arrivo. Ti faccio rollare per quanto guarda questa faccia. È una cosa assurda. Tutte queste cose richiamano, questi apparecchi, richiamano le cose che devono richiamare, quindi nel maceratore vanno gli ore, che poi quando fanno la polvere vanno nella fornace, e così via. Queste sono altre cose particolari che non ho dentro. Questa è la fornace della mod della... come cavolo si chiama? La Railcraft, per fare i binari avanzati. E questa è la mod della magia. Qui c'è una specie di enchanted table, che sta anche in vanilla, però va vista, non va esperienza. Questo è un piccolo motore della Bullcraft che prende le cose che sta facendo qui l'equivalent exchange, le butta dentro il calderon, il calderon le divide, fa, cioè lì l'ho divisa io perché sennò le mischiava il bastardo, e qua sotto c'è una pompa, eccola lì, sta pompando, che praticamente, visto il vista è nocivo, certe volte può anche scoppiare. Cos'era questo rumore bruttissimo? La pompa dentro a dei depuratori e la fa sparire. La chest della magia sta qua. Qui ho messo un request anche qui, metti, mi serve qualcosa, e qui una cassa. Questa è una crafting table automatica. Questo è il quesitum per prendere le pergamene. Ti sbloccano degli oggetti, questo oggetto l'ho detto, vabbè, altri oggettini. Arrivo alla parte interessante. Chi è? Oh, un ragno. Ciao ragno. Questo è un controller. Io gli dico apertura. Quanto mi piace. Quanto cazzo mi piace. E sempre col controller. Ci vuole un po', perché questo è diverso. Eccolo. È lui. Questo coso va a elettricità con quei pannelli solari blu, e questi sono depuratori della taint che si trova in natura, che potrebbe rompere il cazzo. E questa è la mia casetta volante. Io non ho bisogno di volare con una casa lentissima. Ciononostante, per spostare questi macchinari non ti puoi mettere a fare su e giù, e glielo fai fare. Ed è meraviglioso. Questo va in automatico senza dover premere il bottone continuamente. Questo è l'hangar.
Lagga un po' mentre registro. Prima era più fluido questo. E niente. Bella Simo.